con colui che chiamo Mau Mau, ma in realtà è Maurizio Polverini, che si occupa quest'anno dell'Arezzo, sì. Fuori casa. Anche l'anno scorso, sì, ma se ne occupa, nel senso che più assiduamente solo dell'Arezzo. Solo quasi. Dell'Arezzo, ragione. Volevo parlare di Anghiari, infatti, va bene? Va bene. No, no, l'Arezzo è reduce da due partite la settimana passata, perché noi ci siamo visti prima della trasferta, sì, di Bergamo alla Binoref. È stata la prima partita a Bergamo, una buona partita, peccato per l'espulsione di Guarino, che diciamo ha complicato un po' i piani del secondo tempo, però il nostro portiere Super Benassi ha fatto due parate eccezionali. L'Arezzo aveva giocato bene fino a che era rimasto in 11, un pareggio meritato. Purtroppo domenica abbiamo avuto la prima sconfitta, ma era anche un po' prevedibile. Giocavamo con la prima della classe, Bassano, che ha dimostrato nel campo di valere veramente il primato, e soprattutto la squadra era arrivata proprio ridotta. E Ciolino Capuano infatti ha imputato al super stress la prestazione col Massimo. Sicuramente l'Arezzo ha giocato una partita in condizioni agonistiche nettamente inferiori al Bassano. Quattro partite in 10 giorni sono troppe anche per una squadra di Lega Pro. Il Bassano ha dimostrato di valere, perché l'Arezzo era riuscita a rimettere, diciamo, il risultato in parità con un rigore a 10 minuti alla fine. Era stata brava a non prendere il secondo gol, però insomma il gioco del Bassano si è dimostrato nettamente superiore. Poi c'è stato un errore tecnico di insomma serie che siamo ridotti oggi, cioè, professionali di Google, anche perché mi ha detto che ieri con Stefano avete fatto tutto che parlare di calcio. È vero, è vero. Invece oggi, se tu non rompessi il cazzo, io darei una... Hai ragione, questa è la colpa mia, perché sono bravissimo finora, è stato, è vero. Però Google a un certo, sì, punto aveva sbagliato, dava l'Arezzo vincente, dava Bassano Arezzo 0-1, quindi l'Arezzo che stava vincendo. Io ti eri contento? È abbastanza, certamente. Vabbè. No. Però insomma ci hanno anche un po' giustamente ridimensionato, perché non è che abbiamo una squadra, no, non abbiamo una super squadra, però ci hanno ridimensionato anche in virtù del fatto che 3 partite in una settimana sono troppe per una rosa anche limitata, costruita 3 giorni prima dell'inizio del campionato. Ora abbiamo la partita sabato alle 8, perché qui ogni giorno c'è una partita. La mattina gioca? Alle 8 di mattina, alle 8, 8 e un quarto. Alle 20, alle 20, ma è chiaro. Ma sono le 8, ma giocheranno alle 8 di mattina. Hai anche ragione, perché giocano anche a mezz'ora e 30, quindi è vero, vorremmo giocare anche alle 8. Ma sabato alle 8, secondo te, chi ci può andare alla partita? No, alle 8 di mattina, vediamo. Ci può andare, vabbè. Quelle fare. Abbiamo la partita col Pordenone sabato alle 8. Ma l'hai presa la Cepula, laurea o te la... No, in Albania, con l'ho presa in Albania col Bossi. Col Bossi. Col Bossi. Però lui l'ha pagata, a me me l'ha andata invece con l'esame. Sì, no, ma albanese. Se vede che l'hai presa gratis. Te l'hai presa la laurea? Sì. No, io ho preso la Rita a Pecorina. Va bene, io non, dopo questa, poi tanto Rita non ci chiede nessuno, quindi questa è proprio una battuta delle tue, va bene. Ci vediamo martedì prossimo.